Ultima puntata live dell'anno e chiudiamo in bellezza però. Perché? Perché è stata una settimana fantastica. Abbiamo vinto il Moto Mondiale con Pecco Bagnaia. Abbiamo vinto la Coppa Davis con Jannik Sinner, but la vittoria più bella è la medaglia d'oro che una delle più autorevoli testate americane ha attribuito a lei. Meloni al primo posto della classifica di politico tra i leader più concreti in Europa. Perché? Perché è un camaleonte. È ufficiale. Giorgia Meloni è la più concreta in Europa. Secondo posto Ursula von der Leyen, la leonessa di Bruxelles. Terzo posto Emmanuel Macron, il toy boy dell'Eliseo. E carini, guardate che bel paginone le hanno dedicato. Guardate che meraviglia, guardate. Doers, che vuol dire chi è? Traduco, doers, letteralmente coloro che fanno, inteso come concreti. Giorgia Meloni, che vuol dire Giorgia Meloni, e poi sotto The Camaleon, Camaleon, Cumulien, Kengarmologon, che vuol dire camaleonte. A seconda di dove la metti, lei cambia, ma non il colore della giacca, no, lei cambia la sua politica, perché è vero, come dice lei, che ci mette la faccia, però ogni volta sta faccia cambia. Ma infatti, camaleonte, camaleonte, ma io non so mica se è un complimento, Siamo sicuri che non sia un altro scherzo dei due comici russi? Buonasera, Presidente Meloni. Cosa sta facendo, Presidente Meloni? Stai zitto. Ma cosa fa? Ma che è? Sono camaleonte. Ah! So tra i camaleonti più potenti del mondo. Ah, si riferisce. Ma non hai visto la rivista americana? Sì, sì, mi sì, trasformo. Certo. Si ricorda quando dicevo l'Italia deve uscire dall'euro? Eh sì, appunto. E invece guardami ora. Cosa fa? Che bello. Cosa? Essere tutti uniti. Ah, fa Draghi. Insieme. Sì. Nell'euro. Sa trasformarsi. Stamattina mi sveglio e dico come sono orgogliosa di essere in Europa. Vabbè, che bello applicare tutte le direttive europee. Ah, vabbè. Quindi, che bello. Quindi... Stia buona, quindi scusi, applicherà la riforma del catasto alla Bolkenstein sui balneari? Eh no, ah. So camaleonte. Quindi? Ma si può sottostare Salvini. Alle follie dei burocrati di Bruxelles che vorrebbero che le case in Italia corrispondessero perfettamente alle mappe catastali. Primo piano, secondo piano, terzo piano, quarto piano, quinto piano. Lei sposa un po' Draghi, ma potrò farmi un ristorante tutto mio sugli scogli, sulla costiera amalfitana, senza dover chiedere il permesso al signor Bolkestein. Ah, e quindi? Oh mamma mia, camaleonte va bene, ma cosa... E quindi possiamo dire che esiste una Meloni mamma che toglie gli asili gratis. Alle mamma, dico bene, Travaglio? Sì, fa la Gruber anche, fa la Gruber. Mi scusi, ma mi è rimasta qua. No, perché è strano che lei si diventi anche Gruber. Sto mammut scongelato male. No, no. Da Monte dei Paschi di Siena... A Ita Giorgetti riapre la partita delle privatizzazioni. Privatizzazioni. Oh, finalmente, con Ita e Monte dei Paschi, un po' di soldi per Natale ce li facciamo. Monte dei Paschi e Ita, prima le abbiamo risanate coi soldi pubblici e ora le vendiamo, pulite come il culo di un bambino dopo il bagnetto. D'altra parte lo Stato ha bisogno di soldi. Gli evasori non si possono toccare perché sono santi elettori e così ci sbarazziamo del resto dell'argenteria. Improvvisamente siamo tornati nei magici anni 90, il decennio in cui l'Italia si è inventato il grande Black Friday, lo svuotatutto di Stato.
Allora, nel 92 abbiamo privatizzato Eni e le ferrovie. Nel 93 Agip, Snam, Enel, Stet, INA e Credito Italiano. Nel 94 tutto il mercato telefonico, poi le autostrade, poi le banche, le acciaierie, poi il gas, poi i gasdotti e tutta l'energia. Dal 1992 al 2000 ci siamo venduti tutto. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti oggi. Vorrei iniziare, se non vi dispiace, festeggiando i 2000 miliardi di copie vendute del mio libro. Ma no, che 2000 miliardi? Vabbè, dai, non esageriamo. Mi dispiace un po' per la foresta massonica, vero Boadin? Ma d'altronde me l'ha richiesto in tanti, il libro, tanti, ma esagerando. Tanti. Sai soprattutto chi? I giovani, vedere. Soprattutto i giovani, Boa, che sarà una questione di ormoni. Cosa c'è? Ma mi hanno detto che avevano proprio voglia di leggere il mio libro. Immagino, sì. Pensate che è stato tradotto anche in italiano. Chissà come l'avrà scritto allora. Da un'ottina di giorni ho iniziato il tour. Cos'è di presentazione? Cos'è? Come ormai sanno tutti, l'opera è tratta da un viaggio. Sì. Io mi commuovo a parlare di questo viaggio perché c'è stato un viaggio di 70 ore che ho dovuto far su una due cavai, addirittura, che non aveva neanche il cambio, l'ho fatta tutta in prima. Come 72 in prima? È vero, te ricordi Toldego? Tutta in prima l'abbiamo fatta io, Toldego, il Boa, il Carmentieri e il Gongo. Il contachilometri era l'orologio a cucina di mia mamma, te ricordi? Speriamo di no. Che poi mia mamma ci faceva anche, ci ha fatto anche, ci fece anche una crostata tipica veneta, pensate, una crostata di fegato del rognone da portare in viaggio. Addirittura. Che te ricordi quando abbiamo bucato che l'abbiamo messa come ruota di scorta? La crostata, no. E rispetto alle ruote standard della Docavai, sì? La crostata era una slick da Formula 1. Per dire. Perché la Docavai era così, vi dico questo, solo che credo. Il motore da due cavai s'avviava con una cordissea. Ma come? Ti sei presente come i gomoni. Mamma mia, un'epopea sarà stato questo viaggio. Era un altro mondo. Era un altro mondo. Analogico. Dunque, questa che vedete è Riyadh, è la capitale dell'Arabia Saudita di Bin Salman, meglio conosciuta come Renziland. Ebbene, ed è proprio a Renziland che si è aggiudicata l'Expo 2030. Expo 2030, Riyadh, Roma solo terza con 17 voti. In Europa avevano promesso alla Meloni di votare tutti compatti, cazzo, tutti per Roma, e su 27 paesi ne sono mancati 10. Diciamo che Giorgia in Europa conta come Nunzia De Girolamo su Rai 3. Invece, fuori dall'Europa è andata pure peggio, non ci hanno votato neppure i paesi con cui abbiamo fatto i famosi accordi storici. Expo 2030, nemmeno le amiche Albania e Tunisia hanno votato per Roma. E questi sono i paesi che dovrebbero prendersi i nostri migranti. Minchia, ci hanno tradito al primo bonifico. Io ce lo vedo Edi Rama, il premier albanese, no? Quando grano di Arabia Saudita chiama, Albania c'è. Buonasera Gualtieri, cosa fa? Expo. Canta. Ti ho perso quest'inverno, ma in estate. Cosa? Mi ricordo Roma, tu mi eri tra le candidate. Sì. Ma poi sono subentrati gli arabi con tanti bei milioni. E hanno vinto. Quanti milioni? Tanti. Sì. Addio Expo. Sì, addio. A New York, sì, però, l'ha visto il microfono. Che mi gracchiava, vedevo la mia autostima che franava, non faccio che pensare a quell'orrore. No, ormai è passato del tempo. Fare il sindaco è in inferno. No, come fare il sindaco in inferno? Non riesco a sistemare mai le cose. Dovrebbe farlo, però. I cantieri che mi oscurano quelle poche rose. Infatti. E io mi chiedo, cosa? Ma sto lavoro? Lo so fare. Speriamo di sì, perché l'hanno eletta. Non lo so fare. No, addio sì. Expo. No, vabbè. Non lo so fare. Scusate, fratelli, l'avete visto il video di De Luca?
quando parlando di Lollobrigida gli va di traverso l'acqua? A Vincenzo De Luca va di traverso l'acqua mentre parla del ministro Lollobrigida, questi portano pure sfiga. Allora, è la stampa che ha tradotto sfiga, in realtà lui ha detto feccia, perché in napoletano, per dire quando porti sfortuni, si dice porta seccia. Infatti De Luca ha usato la parola seccia, alludendo al fatto che in tasca tiene un ugorna tanto. Perché De Luca, ragazzi, verrà ricordato non per i 15 mandati da governatore, che sicuramente farà, ma perché lui entrerà nelle teche Rai al posto di Totò, Peppino e Troisi. Perché il teatro che fa supera spesso i contenuti da lui enunciati. Ti ricordi di più la gag che il suo programma politico. Buonasera. Buonasera, Presidente De Luca. Giudo. Buonasera. Buonasera. Giudo. Sì, fa giudo. Gendoi giunga motto porta matta butta là. Cos'è sta roba? Cosa? Questo è una mostra di giù. Ah sì, no, sembrava. Quando sì. Anche jiu-jitsu. Ah, o jiu-jitsu. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Sì, questo no. Ammazza se vuote. Samurtore con la cattura. Non sembrano mosse. No, queste non sono, Mari, queste sono armi. Vabbè, ma adesso no. Ieri in bagno, lavandomi le mani, mi è partito inavvertitamente un colpo e ho spaccato a metà il lavandino. Vabbè, addirittura. Vabbè, abbiamo capito. Cosa sta facendo? A morte. Sto facendo una turma in Kill Bill. Ah, ma sì, ma lei lo faceva da sotto. Come lei cerco di uscire dalla bara della palude burocratica in cui mi vogliono mettere quelli di Roma. Sì, ma non questa scrivania rappresenta la bara crazia. Ma hanno fatto male i conti, perché in campagna... Fa male. Un po'. In campagna kill non è Bill. E cos'è? Kill è De Luca. Oh mamma mia. Ma non io giudo, eppure loro sono giudi. Sì, va giudi bene. E scarioti. Perfetto. Cuttino mamma. Senta, ma non possiamo fare un'intervista. Ma questo non è un'arte marziale. Io con lo spostamento d'aria creato dal Tiago Anema. Sì, cosa fa? Ho crepato l'ufficio di fitto a Roma. Oddio, che ha? Cos'è? Che succede? Che cosa c'è? È andato di traverso fitto. Ma vabbè, dai, su. Flumicil! Ma che... Ma per favore. Allora, per Bill Gates, grazie a Lee High, lavoreremo solo 3 giorni a settimana. Dunque, fratelli, non è una figata pazzesca l'intelligenza artificiale? Cioè, praticamente la settimana diventerà di 3 giorni di lavoro e 4 di weekend. Tutto bellissimo, certo. Ci sarebbe anche una piccola controindicazione: entro una manciata di anni nelle fabbriche ci sarebbero solo robot, negli uffici robot, nei taxi robot, nei negozi robot, e anche quando dovranno operarci ci saranno solo chirurghi robot. Certo, poi anche loro andranno in Norvegia perché li pagano meglio, ma comunque il lavoro umano non esisterà più. Fammi vedere, con l'intelligenza artificiale addio a 300 milioni di posti di lavoro, dovrebbe aumentare la crescita annuale del PIL del 7% nei prossimi 10 anni. Cioè nei prossimi 10 anni nel mondo ci saranno 300 milioni di disoccupati in più, ma il PIL aumenterà del 7%. Ma il PIL di chi? Buonasera, Corona. Buonasera. Dobbiamo recuperare la sacralità delle mani. Sì, bello, buonasera. Imparare a plasmare l'argilla, sarebbe bello, a creare utensili fondamentali per la sopravvivenza. Immagino. Tipo questo. Cos'è? Tipo questo, che è un cavatappi. Ah, sì, fatto con legno. Tipo questo. Vabbè, ma non è che tutto debba essere... Tipo questo. Sì, ma scusi. Ma tipo questo. Ho capito, ma sono tutti cavatappi, ogni oggetto lo trasforma. Certo, perché una bottiglia non stappata... Cosa? Non può ogni oggetto trasformarlo in cavatappi, scusi, Una bottiglia non stappata è un cuore che non ha mai amato. Siamo collegati con Redron. Ragazzi, è arrivato il 27. Il 27. E cosa è successo? È arrivato a trovarmi Jimi Hendrix. Ah, è vero, l'aveva detto. Non se ne va più via. Non va più via. Come non va più via? 2 + 7, 9. Quindi? Cosa c'è scritto qua? Vuole stare 9 giorni. Jimi Hendrix, ma dove? Jimmy.
Jimmy. Ma cos'è lì Jimmy? Sì, no, è ma non è la Jimmy, sì. L'hai visto? Ma non è la Jimmy. Jimmy, il deodorante è sotto il lavandino. Ma cos'è? Non si è portato niente. No. Cazzo ragazzi, non si è portato come, niente. Ma come Jimmy, non si è portato Jimmy non dimensione? Ma non, sta non girare nudo. Vabbè. Vai in camera mia, ti prendi un paio di mutande e te le metti. Mamma mia. Guarda che... Cosa? Ah, sono gli appunti della Benassi quelli. Ma eh? Leggo bene? No! Cosa c'è? C'è? Arriva John Lennon! Sì. Esatto, certo. Ma come c'è? Arriva l'8 dicembre! Certo. Certo. L'8 dicembre, il giorno che è morto. Ma chi? Ah, John Lennon. 8 più 12, 20. Cazzo, vuole stare 20 giorni. Ma assolutamente. Come assolutamente? Da cosa l'hanno capito? Ci abbiamo già il quartetto eccetera, ragazzi, però, che fa il capodanno da noi. Ah, sì? Cazzo, arrivano il 26, stanno qua fino al 2. 3. Stanno fino al 3. Ma come? L'hai sentito? Tu ti sei collegata col sì, quartetto eccetera. Ma cosa hanno prenotato? Non si capisce. Buonasera. Buonasera e benvenuti a il Mentana che vorrei. Secondo l'ultimo rapporto Istat, la popolazione italiana ha sfondato il tetto dei 90 milioni, di cui l'80%, pensate, sotto i 3 anni. Dopo che il governo ha stimolato evidentemente la natalità con asili gratis, babysitter gratis, vestiti gratis, libri di scuola e zainetti gratis, ma soprattutto quello che ha fatto esplodere l'incremento demografico è il bonus di 1000 euro ad amplesso. Sempre che lui all'ultimo non faccia il salto della quaglia. Ciao ragazzi. Silvano Berlusconi. Andrea Zalone, my friend. Torino Brand, Torino Brand.